Ciao a tutti ragazzi da Giraffa Team e bentornati. Iniziamo subitissimo con la parte 3 di Resident Evil 7. Ok, l'ultima volta abbiamo esplorato il sotterraneo della casa, diciamo le fondamenta, e che abbiamo trovato? Un cazzo, niente. Siamo arrivati alla lavanderia e adesso dobbiamo continuare l'esplorazione. Se papà Baker ce lo consente. Qui a me, tra l'altro, sono appena le 15 di pomeriggio, si sta già schiattando di caldo. Grazie, estate. Non aspettavo altro. Al risveglio, Ethan si ritrova legato a una sedia nel mezzo di una cena con una famiglia di matti. Con un po' di fortuna riesce a fuggire da quella situazione, ma non è ancora in salvo. Ethan piglia una sedia, scassa la finestra e scappa. No, non ti arriva questo, vabbè. Ma che schifo, ma cosa c'è in tavola? Budella interiora di ogni genere. Appetitoso. Non mangia! Dai, il gioco carica. Sto invecchiando solamente aspettando il caricamento di sto gioco. La possiamo fare? Oh, grazie. Eccoci qua. Ripartiamo dalla lavanderia. Ho giocato ieri e già praticamente mi sono dimenticata tutto perché memoria a go go. Hello? Hai fatto bene, Ethan? Zoe, giusto? Chi cazzo sono queste Sta persone? zitto e ascolta se vuoi rimanere in vita. Simpatica pure sta Vattene tipa. via Ma da quella casa. non mi Puoi uscire dire. dal salone d'ingresso. Va bene. Oh, e quello che hai al borso è un codex. Attento. E non perderlo. Oddio, fa schifo sta mano riattaccata, sto per vomitare. Che tipa. Che tipa, eh? Che stronza pure lei. Mi sa che è di famiglia qui. Dove dobbiamo andare? Al garage? No, non abbiamo le chiavi. Ciao. Ma la nonna è andata via. Però qui mi ricordo. Si gustava la scena. Andiamo, garage. Sembra fragile. Fragile Dreams. Che l'ho giocato. Io ricordo che all'epoca volevo giocarlo su Wii, poi però me ne sono completamente dimenticata. Beh, niente. Dove cazzo devo andare? Facciamo il giro. Chiuso. Qui c'è la bambolina da rompere, suppongo, ma non ho nulla. Ehi, di qua! Oh, c'è un tizio, mi sta chiamando. Ciao tizio, mi fai uscire? Devi aiutarmi. Stia Ecco. fermo dov'è? Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, voglio dire, è casa sua? Cosa? Io no, no! D'accordo, ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Mi ascolti, mi faccia uscire di qui! Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito! Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi! Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero! Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Cosa vuole sapere? Perfetto, iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Perché Aspetti, non qui? mi serve la sua arma. Sì, poi tu, Ethan, Ha davvero guarda. perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene.
vice sceriffo mi vuole condannare o vuole salvare un innocente? Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccia presto, vada al garage. Adesso! Che arma, ragazzi, con questo possiamo fare fuori tutti. Andiamo a prendere pure, a spaccare la bambolina. Ce n'era una lì in fondo, qua dentro c'era pure, non ricordo. No? Dove cazzo era la seconda? La prima la ricordo. Una è qui. Solo che l'altra. Forse nella stanza di salvataggio. Da quelle parti. Sono collezionabili questi, quindi andrebbero rotti, spaccati e collezionati. Oh, ecco, trofeo. Dov'è Mr. Everywhere? Everywhere? La sento. Il rumore della bambolina questo, se non sbaglio, fa tic tic o no? Mi sa di no? Raggiù? Vediamo. Un attimo. No, perché non sento nulla. Quindi non credo sia qui. Dove cavolo era? Io e la mia memoria infallibile. Ah, forse vicino al garage era. Vabbè. Usciamo da qui. Comunque sia. Ce la fa ad uscire? Da qui, sì. Bene. Qui non c'era niente da spaccare? Ah! Con la mia super arma? No, c'è il pendolo. Che fa parte di un puzzle. La mia and... Gah! Vabbè. Ho portato la sedia fin qui. Andiamo in garage, dai. Caso poi... No, non era in garage, è pupazzo. Vabbè, non ci fa niente. Non c'è altro da spaccare... Comunque la gente è proprio più rincoglionito, non potevano mandarlo. Ah, vice sceriffo, mi scusi. Ah, grazie. Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui solo nel cuore della notte. Io, lei invece, è il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Usciamo magari. Crederà alle mie parole. Provi. Ehi, ehi, si fermi. Aspetta, apra subito, qualcosa. Oh, porco... Oh shit! Ciao, io mi piglio la pistola. Al diavolo! Io ucciderò di uno per uno. Perché? Oh merda, perché l'ho fatto? Cosa c'è qua? Chiavi della macchina mia. Scappiamo. Ciao papino. Ma che cazzo sta a fare? LOL, headshot, baby. Vabbè, scherzavo, non volevo farlo, era solo una prova, così. No. Mamma mia. Fammi entrare. LOL. Adesso chi comanda, baby? Coglione, vieni qua. Dai, dimmi che ti ho messo sotto. Dimmi che sei morto. Sei morto? Mi è un'altra passata per sicurezza. Ma è dietro. Oh, merda. Bell'arco, Ethan.
Facciamola finire. Tu e io. Ma questo è tutto matto. Oh sì, adesso facciamo un bel giro. No, 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 no! Oddio. Oh madonna. Ci siamo salvati? Io vedo le spranghe in testa, comunque. Oh, ecco il papino. Ancora respira. Andiamoci, Nathan. Che cazzo. Oh, merda. Ma prima avevo visto un cassetto e mi... No! No! Ma perché? Perché? Perché a me? Merda! Houston, abbiamo un problema. Devo curare, non ho un piffero per curarmi. Che cazzo? Mi sa che ho perso quel documento nel cassetto, perché io ho visto un documento, un qualcosa. Mettiamo il coltello. Questo è la buon'anima. Riposa in pace del coso. Del vice sceriffo. Non chiamatelo poliziotto o agente perché si offende anche da morto. Non c'è altro da prendere qui? Ah, ecco, no. Fluido chimico, me piace, me gusta. Direi di utilizzarlo subito subito. Intanto facciamo questa. Qua non c'è nient'altro, sì. Qualcosa c'è, qualcosa c'è. E che cazzo, appena... Vabbè. Apriti sedano. Vabbè, andiamocene perché non penso ci sia altro qui, a meno che in angolini sperduti e nascosti non ci sia qualcosa da raccattare, però non mi pare. Puoi salire la scala, Ita. Cribbio! Attenzione! Tra poco ne vedrai delle belle. E muori. Ma stavolta, per piacere, resta morto per terra. Oh. Cartucce per fucile. Ma non abbiamo un fucile. Vabbè, noi non le prendiamo perché... Cioè, voglio dire, le prendiamo. Non si sa mai. Ruota. Ok, possiamo prendere la statuetta a bue. Passiamo lo scaffale. Non capisco, Ethan, come fa con la mano riattaccata così a funzionarti ancora. Meno male che non è la destra, Ethan. Trollololol. Sai che posso usare anche un cosettino per te? Ah, possiamo usare il grimaldello. Apriti. Soluzione medica, perché no? Sulle orme di Jill, trofeo. Ah, perché Jill era the master of unlocking. Quindi abbiamo usato il grimaldello. C'è sempre un perché. La vecchia parte dell'edificio non si può andare, vero? No, ormai quella del video. Andiamo avanti. Direi di andare a salvare. Eppure sistemare un attimino l'inventario perché... Allora, le cartucce del fucile per adesso non mi servono. Perché non ho un fucile. Questa mi serve, questa mi serve. E tutto il resto non mi serve. Salviamo perché non si sa mai. Ah, è sotto, l'ho vista la bambolina. È sotto il cosetto di salvataggio. Sono nuovi dati. Vuoi salvare? Certo che sì, altrimenti non sarei qui. Hurry up! I'm coming! Ok, bambolina di merda che prima non ti ho visto. Oh, non c'è altro, ok, procediamo. Andiamo ad inserire la
la statuetta di bue. Quella. Dobbiamo mettere qui. Mici. Sì. Andiamo avanti. Oh, che bella musichetta. Inquietante. Allora, questo lo spacchiamo. Shoot me, shoot me. No, io non ti sparo, ma ti affetto. Meglio risparmiare le ammunition saturation. Molto pulita. Cosa c'è in tavola? Beh, sembra frutta marcia. Ok, ispezioniamo. Polvere da sparo. Pigliamola. Non si sa mai. Moneta antica, prendiamo anche questa. Questa non si spacca, sì, ma non succede nulla. Duval. Oh, ancora, ma quella al telefono è un pochettino fracassato, e Maroon 5. Te la sei vista brutta con mio padre. È tuo padre? Una volta lo era. Mi dispiace, ma è... beh, lui è morto. Ma non ne sarei così sicura. Forse potresti anche cavartela. Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Ok. Io mi farò viva. Una sorta di chiave. Sei stata chiarissima e utilissima. Grazie, Joy. Vai a fartela in culo pure tu. Ok. Non ho bisogno di 3 teste qui. Sembra un cane, un lupo forse. Non lo so, vabbè. Andiamo avanti. Qui pongo chiave allo scorpione. Mi piace questa cosa, mi ricorda tantissimo a Resident Evil 1 con tutte le varie chiavi, pure il 2. Ok, qui. Ah no, ma questo si mette sul pendolo, non c'è bisogno. Però mi pare ci fosse un trofeo. Ah, eccolo qua. Trofeo guadagnato, qualche ombra di dubbio. Sì, l'avevo visto nella lista trofei, così. Ho dato una sbirciatina. Il fucile! Vabbè, sicuramente non ci sono spuntoni, vero? Non ci sono paretti che... te pareva troppo facile, vabbè. Li mettiamola a posto. Sicuramente dovrò trovare il fucile rotto. Scambiarlo con questo. Prevedibile. Sempre un vecchio richiamo. Andiamo allora in sala da pranzo, quello che era, e mettiamo il pendolo nell'orologio, perché ricordo ci fosse il pendolo. Non era qui, però no, è nella stanza accanto. Era qui, sì. Ok, pendolo. Ecco la prima testa. Testa cane bianca. Fai troppo bordello. Zitto. In frigo abbiamo aperto l'altra volta. Sì, oddio, era meglio. Sarebbe stato meglio non farlo. Comunque, Ethan, hai bisogno di andare in palestra perché corri troppo lentamente. Non ci siamo proprio. Chiudi la porta, Ethan. Si può chiudere questa porta? Chiudi la porta! Sì. Mi sento più sicuro così. Mettiamo la prima testa così. Risparmiamo spazio. Liberiamo uno spazio in inventario. Perché mi sembra abbastanza limitato. Vabbè, come i vecchi Resident Evil d'altronde. Allora, qui abbiamo detto che dobbiamo trovare qualcosa da inserire nel piedistallo. Ah, ecco, un'aquila, qualcosa che proietti poi l'ombra di un'aquila sulla parete, sul quadro, quello che è. E niente, possiamo andare su, ispezioniamo le stanze superiori. La nonnina, ciao nonna! Qui? C'è niente? Abbassati, non c'è niente, prendi qualcosa, prendi. Roba buona, no, niente. Ciao nonna! Molto sveglia. È attiva la nonna. Entriamo in questa camera. Cosa c'è qui? Magari il lobby del paparino. Io fossi in te lo indosserei. Si sa mai, merda.
Cos'è stato? Stanza dei bambini accanto. Ma mi sa che chiuda. Sì, c'è un serpente. Ci vorrà la chiave del serpente. Cosa c'è in balcone? Un'erba, la vedo. Dammela, dammela, ecco. Ma questa è Marguerite. Margheritina, ciao! Simpaticissima anche tu. Ma con chi ce l'ha? Non abbiamo grimaldelli. Direi di entrare in questa camera che ho visto e di ispezionarla. Marguerite, sposta quel delinquente pezzo di merda che abbiamo preso dal salone all'area di trattamento. Un altro angioletto. Moneta antica. Uno. Ecco il fucile. Ma abbiamo bisogno della chiave dello scorpione. Ok. Munizioni pistola. Carichiamo la pistola a noi al massimo. Un'altra videocassetta. Polvere da sparo. Cosa c'è qui? Apriamo. Testa del cane blu. Ci fa sempre comodo pure questo. 2 ottobre, le previsioni parlano di una tempesta in arrivo. L'ultima volta che ne arrivò una, qualche anno fa, ebbi non pochi problemi. Mi sa che dovrò rinforzare le finestre e puntellare il tetto. Forse posso farmi dare una mano da Lucas. L'acqua è andata via, la nostra casa è a posto, ma quella vecchia ha subito un bel po' di danni. Lucas mi ha detto che la tempesta ha portato una nave nel Bayou, come cacchio si pronuncia, non lo so. Se è vero, devo comunicarlo al distretto. Domani vado a vedere. Ok. Apri la monnezza. Non c'è niente. C'è la casetta di Mia. Qua non c'è altro. Le freccette possiamo anche giocare. No, non c'è altro. Vediamo se per terra da qualche parte è nascosto. Perché in genere mettono delle robette nascoste. Ok, andiamo a guardare la cassetta di Mia. Mia, Ethan, please watch this. Mia, per favore, guarda questa cassetta. Mia Winters, Old House. Ce la può fare. Ethan, se trovi il video, so che non puoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Ma ci tengo a dirti che quella non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che devi sapere. Eccoti qui. Ci hai fatto proprio preoccupare, signorina. Oh, merda. Non Scappa, posso scappa, lasciare scappa, che ti scappa, becchi uno di scappa, nuovo. scappa, scappa. Non c'è un piffero, dico non c'è un piffero. No! Com'è che mi si è chiusa? Cioè, mi si è chiusa la porta in faccia così. Boh, vabbè. Vieni qui, mammina. No, non voglio venire lì. Voglio scappare. Voglio scappare. Vediamo cosa c'è qua, cosa c'è. Merda. Non c'è altro in questo. Ma non ho una mappa? Sì, ce l'ho. Fortunatamente ce l'ho.
sono stanca. Merda. Stanca e stufa delle tue stronzate, ragazzi. Nascondiamoci qua. Devo nascondermi. Ti prego, non mi vedere, ti prego, non ti accorgere che esisto. Per meritarmi tutto questo, offrirti del cibo e un tetto. Se per cibo intendi quella schifezza. No, non ti girare da questa parte. Ti prego. Non riesco proprio per niente. Questo è un dono. Io vado dall'altro lato. Non puoi chiudere la porta, chiudila. Sta venendo qua, me lo sento. Non lo so, cos'è qualcosa, non lo voglio. Nascondiamoci qua. Oddio, mi sto infartuando. Dov'è quella cagna maledetta? So che tu e Zoe state confabulando, so che complottate. Pensate non sappia cosa volete fare con quel ragazzo? Un'orgia? Una cosa a tre? LOL. Ma te ne vai o cosa? Merda. No, non venire qui veramente. No, ti prego. Ecco, girati e tornatene in colonia, gentilmente. Porco Giuda. Dai, su. Ma io non ho capito, anche lei è figlia, fa parte della famiglia Baker, giusto? È la sorella di Zoe? È figlia di sti squilibrati, eh. Sarebbe anche sorella di Lucas. No, sta venendo qua. No, non sta venendo qua. Ah, sveglia la tipa, noi andiamo a controllare l'angolino. Simpatica la mamma. Si leva dai coglioni. Ti offriamo ospitalità. Ti offriamo i nostri cuori. E tu invece cosa fai? Se n'è andata, sì. Ok, fammi fare sto... Oddio. Oddio. Ora ci metterò 20 anni, ve lo dico. Forse no. Ce l'ho fatta. Very well. Andiamocene. Ma male che mi sono messa a dieta. Ecco. E qua cosa c'è? Torniamo indietro da qui. Ti adoro. Vuole che diventiamo una famiglia. Porca puttana. Tu. Tutto ciò che devi fare è accettare il suo cazzo di dono! Accettiamolo sto dono! Ti vedo! Oddio, no! Ti amiamo! Perché non lo vuoi capire? Unisciti a noi! No. Mi voglio unire a voi.
Questo posto è l'incarnazione del suo dono, ma tu sei troppo stupida per capirlo. Andiamocene. Ciao, bella. No, non provare a scaricare la tua bella fetta di colpa. Non puoi fuggire da lì, signorina. Ciao, bella. Porca puttana. Oh, una foto. Forse sono mia e Zoe. Oh. Cos'è succeduto? Oh, crebbio. E tu dove credi di andare? Ma stavo guardando una foto e basta. Ok. Direi che possiamo anche interrompere l'episodio qui, la parte 3. Trofeo, prova a prendermi. Benissimo. Ci piacciono i trofei. Però io andrei a salvare con Ethan, così mi libero un po' di spazio dall'inventario. E procedo. Ce la fai? Ce la fai? Il dono cosa sarebbe? Il virus? Questa sorta di, appunto, di sostanza che, boh, fa impazzire le persone. Le rende pure quasi invulnerabili, oltre che pazze, perché abbiamo visto appunto che Mia si rigenera così. Dopo l'accettata in pieno collo, era ancora viva. Eppure il padre l'ho pure piallato con la macchina, ma quello era più vivo e vegeto di me. Ma dai, 30 anni di caricamento non si può, che lentezzitudine infinita. Oh, finalmente. Che ti hanno fatto, Mia? Vediamo l'inventario. Sì, sono troppo full. Direi di andare via. Qui non ci sono. No, ho già controllato. Abbiamo preso la polvere a sparo, quello che era. Quindi torniamo indietro. Dov'è la stanza di salvataggio e dove sono io piuttosto? La stanza dei bambini è chiusa. Se non sbaglio, qui vicino forse. Ecco. Dall'altro lato vediamo se c'è qualche camera, qualcosa. Vediamo. L'erba ce la prendiamo, perché come ho detto fa sempre bene. Qua non c'è nougat. Il cesso. Mmm, oddio, che cesso schifo. Munizioni pistola. Scultura di legno. Ah, suppongo di doverla mettere giù nella stanza. Moneta antica, ci piace pure questa. Porco Giuda! È impressionante, incredibile. È molto meglio che morire. Ma guardatelo, si sta rigenerando. E adesso? Ci ha offerto un dono. Un dono che è sempre qui. No, scappa, 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 scappa. La famiglia è solo una parte del suo dono. In parole povere, che sei fottuto. Ma scappa, Dio buono! Sono fottuta, sì. No, 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 sto sudando. No, no, mi sono persa. Sono vecchio. Non riesci a battere un vecchio? No. Non venire qui dentro, non venire qui dentro. Ah, oh, sto sudando. Tra il caldo e l'infartamento. Vabbè, allora, qua direi che la stanza di salvataggio è sicura. Crediamoci, posiamo la roba. Posiamo questo, poi posiamo le monete che non ci servono attualmente, suppongo. Poi questa la devo mettere qui vicino, la polvere da sparo. Allora, spostiamo l'erba. Questa magari la tengo per fare un po' di proiettili.
combinato con quella sostanza. Dobbiamo trovare la sostanza. Vabbè, questa è la scultura di legno da inserire qui vicino. Allora, salviamo. Io vi saluto ragazzi perché abbiamo già sono già trascorsi 35 minuti, quindi direi che possiamo fermarci qui. Vi do appuntamento al prossimo episodio e vi raccomando, seguitemi su Facebook per aggiornamenti e su Twitter per sapere quando carico video. Continuate a seguirmi, mettere like, commentare quant'altro. Per le informazioni leggete il video descrizione e noi ci vediamo appunto nell'episodio 4. Adios amigos!